Do il buonasera a tutti voi qui dalla sala Brancati di Lauria. Ringraziamo naturalmente l'amico Mario Lamboglia che ha dato per qualche ora, speriamo non molte ore, la sala al Club Atletico Lauria per festeggiare tranquillamente questi 45 anni di vita del Club Atletico, 1967-2012. Il Club Atletico ormai è ultramaggiorenne, si avvicina a lenti passi, ma si avvicina ai 50 anni, e allora questa sera, il Club Atletico, vuole premiare un po' quelli che fino a questo momento hanno fatto la storia di questo glorioso gruppo sportivo. Vedete alla mia destra, e lo salutiamo con un applauso, il presidente, il capo storico Domenico Forestieri, e alla mia sinistra il presidente FIDAL, l'ingegnere Emanuele Viziello, che ringraziamo per essere venuto alla Potenza, Matera, ancora per poco, nel senso di... Poi quando andremo a Matera in provincia di Potenza la cosa vi fa tanto piacere, mi pare di capire, molto piacere. Ma non siamo qui, maestro, per parlare di politica e di province. A proposito, un attimo, ringraziamo l'assessore provinciale, lui non ha problemi, Vito Rossi, Lucano Doc e Lauriota Doc. Ecco, poi abbiamo il consigliere provinciale dell'IDV, Angelo Lamboglia. Poi abbiamo il presidente della Proloco, l'amico Giovanni Capone. Poi abbiamo un grande conoscitore e frequentatore del Club Atletico, che tu conoscerai sicuramente, tutti conosciamo, Antonio Petraglia. Allora, cedo un attimo, presidente, la parola all'altro presidente. 45 anni di vita del Club Atletico, come sunteggiamo questi anni? Diciamo che innanzitutto dico giusto due parole, non ho preparato un discorso perché non era il caso. Mi associo ai saluti all'assessore provinciale Vito Rossa, al consigliere Lamboglia, al presidente della Proloco Capone, al fondatore del Club Atletico Antonio Petraglia, al nostro presidente regionale della FIDAL, ingegnere Emanuele Viziello, e poi tra il pubblico dovrebbe esserci Antonio Abruzzese, oltre che nostro amico il fisioterapista della nazionale di atletica leggera. E se le cose vanno come dovrebbero andare, dovrebbe essere il prossimo nostro fiduciario tecnico regionale della federazione, mi fa segno il presidente che è così. Poi un pensiero particolare prima di dire qualcosa va innanzitutto noi 40 anni alla festa dei 40 anni 5 anni fa c'era il nostro presidente regionale, dottor Michele Ferrara, purtroppo prematuramente scomparso 2 anni fa, che gli va un grande saluto e possibilmente un applauso. Associamo a questi saluti i nostri 2 atleti che noi abbiamo intitolato le nostre manifestazioni, la Stralauria attualmente, Giuseppe Pastoressa, fratello di Biagio, e Angelina San Giovanni. Inoltre, sempre in questa occasione, ricordiamo anche un nostro caro amico dell'atletica, il professor Vito Francione, anche lui scomparso prematuramente qualche anno fa, e quindi diciamo una grossa perdita sicuramente per la sua famiglia, ma per tutta l'atletica. E dicevo che in questi 45 anni il Club Atletico ha fatto tantissimo,
Innanzitutto ricordiamo che il Club Atletico è la società più longeva del comune di Lauria, è una tra le più longeve insieme alla Scotellario e al Club Atletico Potenza della Basilicata. Ed io in questi 45 anni molti atleti hanno vestito la maglia azzurra, Vito Sisinni, Nicola Mastroianni, Nicola ha vinto ben 2 titoli italiani, da allievo nei metri 200, da junior nei metri 400, unico atleta lucano a partecipare a un campionato del mondo juniores, è successo nel 1986 ad Atene, dove ha corso i 400 metri. Nel proseguimento dell'attività si sono distinti tantissimi gli atleti, sono distinti oltre a Vito Sisinni, Vito Rossi che è qui presente, Raffaele Papaleo, Biagio Sisinni, Franco Bonifati, Mimma Laggia, Geppino Fuscaldo, poi nel proseguimento dell'attività insieme a Nicola Mastroianni è stato un gruppo storico in quel periodo, che erano Nicola Lentini, Mimmo Matinata, Rosita Ferrara, la prima atleta a siglare un primato regionale assoluto nei metri 3000 piani, poi Elvira Mastroianni, Rossana che non mi viene il nome, Rossana Spagnuolo che insieme a Cinzia De Me e a Elvira e Rosita sono classificati quinta ai campionati italiani di corsa campestre a Reggio Calabria, diciamo un risultato abbastanza storico. Poi nel tempo Isa Manfredelli, De Rosa, Lucia Panzardi, Maria Rosaria, poi Giuseppe Oliveto, Caterina Panaino, Adalgisa Sisinni, Cristiano Fittipaldi, Tiziano Forestieri, Emanuele Olivieri, Ilaria Alfano, Nicola Vita, negli ultimi anni gli atleti degli ultimi anni praticamente saranno premiati. Se li nomini ce ne andiamo domani. Sì, se nominiamo tutti, se nominiamo tutti. C'è una cena io alle 8:30. Anche noi abbiamo. Anche voi. Quindi diciamo giusto per elencare diciamo gli atleti. Però allo stesso tempo voglio fare un plauso alla nostra scuola di atletica, sì. Nostra scuola di atletica che praticamente sono i ragazzini dai 7 ai 14-15 anni, il nostro fiore all'occhiello, il nostro vivaio, e poi quando andremo a premiare ci renderemo conto dei risultati che sono capaci di ottenere. Due parole li volevo dire su Luca Placanico, il nostro atleta, sì, che sarà premiato come atleta alla ribalta nazionale, atleta 17enne di Francavilla, che praticamente quest'anno è stato chiamato nella nazionale giovanile per lo stage estivo, quindi tra i migliori mezzofondisti d'Italia, un atleta che si allena 7 volte a settimana quest'anno con enorme fatica, diciamo. Io non coniugo la parola e sacrifici alla pratica dell'atletica, perché sono dell'avviso che i sacrifici nella vita sono altri, cioè uno pratica atletica perché sicuramente fa fatica, sicuramente un grande impegno, ma non è un sacrificio, perché deve essere un piacere per svolgere atletica. Quindi questa atleta che l'anno prossimo nel 2013 passerà alla categoria junior, e che il nostro obiettivo è quello di farlo arrivare ai campionati europei juniors che quest'anno si fanno in Italia a Rieti. Quindi i saluti li ho fatti, va bene, sì. Va bene così. Okay. Beh, un bel
un bel impegno. Un bel curriculum, una bella cosa. Sì. Adesso c'è anche il vivaio, insomma, un club atletico vivissimo. Sa, in un paese dove le cose vive. Sì. Diciamo che. Che vuoi a me? Non si sente, scusa un attimo. Mario. Sì, sì, un grosso vivaio, una grossa attività, però sempre con tanti problemi. Giusto per accennarlo, praticamente l'impianto di atletica è fatiscente e adesso praticamente siamo anche senza palestra, perché praticamente il terremoto è successo a Rotonde a Viggianello e a Mormanno, e praticamente a Lauria hanno chiuso la palestra dell'ITIS. Per riflesso. No, però devo dire, però la scuola è aperta, la scuola è aperta, va bene, comunque passiamo là. Sì, non è la serata delle polemiche, cioè, giustamente, no, ma è giusto che, secondo me, sì, è giusto secondo me che abbiamo l'occasione, hai l'occasione Presidente, e noi adesso al di là delle battute, ma devo riconoscerti, tu lo sai perché io ho il piacere, grazie ai vostri inviti, di seguire spesso il club atletico, sappiamo i sacrifici, tra virgolette, come dici te, che hai fatto, è veramente una tua creatura questo club atletico, è chiaro che poi... Una creatura soprattutto un po', sì. Anche di Petrarca, certo, perché è quello che l'ha fondato, tra i fondatori, però voglio dire, giusto che una sera che ci ritroviamo anche per un'ora sola e ci sia questa gente qui che sappia e passi poi la parola, non è male, hai fatto bene a dire la tua. Io ho il piacere di avere una su Facebook di festa, cerchiamo di ho il piacere di avere su Facebook dei contatti. In questi giorni ho lanciato delle agitata a mano, diciamo, in Inghilterra, ma voglio dire, e devi sapere quante cose vengono fuori dai giorni di Lauria, perché si parlava proprio di Lauria, lui è il potendino, Lauria, qua. Però voglio dire che avvengono fuori delle cose sul campo sportivo, adesso su questa cosa della palestra non lo sapevo, sul cinema, sui locali che chiudono, insomma è una Lauria in fermento un po' sotto banco. Non vengono fuori, perché non vengono fuori? Ha paura di parlare. Io questo non concepisco, adesso non è la serata, ci rivedremo, credo, se mi chiameranno ancora, non penso dopo stasera, a condurre qualche altra serata, però voglio dire, c'è questa omertà velata e si usa Facebook magari per sfogarsi. Comunque, caro Presidente della FIDAL, sto club atletico è anche un fiore all'occhiello della FIDAL, Lucana, no? Ma innanzitutto buonasera a tutti, ho raccolto con molto piacere l'invito dell'amico Domenico. Devo confessare che il club atletico è più anziano di me, io non ero nato nel 67 quando è stato fondato il club atletico. Con molto piacere, ripeto, ho accettato l'invito per questa festa che è il frutto di un lavoro e un impegno che viene portato ormai da 45 anni avanti dal vero trascinatore che è il vostro amico Domenico Forestieri, insieme al suo staff, e vedo con piacere la sala molto piena, viva di giovani, di ragazzi, ragazze che sono comunque il nostro futuro, il vivaio dell'atletica lucana, parte proprio dai giovani, è proprio qui su questo territorio che si lavora bene. Noi sappiamo la tanta attività che viene fatta al club atletico proprio nel settore delle categorie giovanili, cadetti, ragazzi, esordienti, naturalmente poi i risultati vengono con gli allievi, non ultimo abbiamo ricordato poc'anzi l'ottima prestazione di Luca Placanico ai campionati italiani allievi, in due gare, non soltanto in una gara, ma tornare indietro con il nastro della storia del club atletico, tanti atleti hanno calcato le piste dei importanti campionati italiani, sia sia su pista che di corsa campestre, con notevoli risultati che penso stasera saranno premiati e sarà dato il giusto riconoscimento appunto a questi atleti che avranno fatto la storia dell'atletica e del club atletico Lauria, che appunto è un club che comunque è il fiore all'occhiello della Basilicata, non ho difficoltà a dirlo, soprattutto nel settore giovanile, settore promozionale. Io spero che questo allarme che è stato dato sulla pista, che in realtà è un grido di dolore che viene da diversi anni,
anni, perché sono diversi anni che purtroppo l'impianto di Lauria è al limite della omologabilità federale, non ci permette veramente di fare in questa città, che merita alla ribalta nazionale, anche meeting di livello nazionale. È un peccato avere un impianto ormai fatiscente al limite, come dicevo, dell'omologazione federale, quindi chiedo alla politica, che è anche qui presente, di dare una mano con urgenza, anche sfruttando i bandi regionali che permettono comunque alle amministrazioni locali di accedere a dei contributi per il completamento e ristrutturazione degli impianti, perché è un peccato, dicevo, che un club che ormai si avvicina ai 50 anni di età e con tutta l'attività che fa non possa disporre di un impianto, ma non la società, i ragazzi che quotidianamente si allenano, le ragazze che quotidianamente si allenano sul campo non possono disporre di una pista, pedane per poter saltare, lanciare e correre, ora aggravata anche da questo discorso della palestra che non sapevo. Quindi al più presto dobbiamo porre rimedio a questa situazione. Io con molto piacere, ripeto, ho accettato l'invito e veramente c'è tanto da festeggiare in questi 45 anni e io ne auguro almeno altrettanti, non dico a Domenico, almeno al Club Atletico Potenza di portare, scusate, Club Atletico Lauria, di portare avanti così in maniera egregia questa attività soprattutto della promozione dell'atletica lucana. Grazie a tutti. Diciamo, scusa, cioè, diciamo presidente, perché vedevo che già si toccava anche a Domenico gli altri 45 anni. No, perché hai detto non a Domenico, alla società, non a Domenico. Almeno toccato Domenico. E ora passiamo alle premiazioni. Scusate un attimo. Sì, comunicazione di servizio via interfono. Allora, passiamo alle prime due ragazze. Scusate, io mi vado già a dire una cosa. Mi dovete perdere. Io mi alzo. Ho un problema serio. Ha già sabbottonato per motivi. Si è scasciata la brachetta. Vi chiedo proprio umilmente scusa. Avete visto? Non. Ecco, no, perché si dice. Ma perché se la bottona te la ha lo stomaco? Ho problemi seri, quindi non mi risiedo, presidente, che a mia moglie. Dunque, chiamiamo sul palco Fabiana Carlomagno e Anania Rita. Mo mi alzo, va. Carissime. Allora, Fabiana Carlomagno chi è? 13 anni, ha iniziato a praticare atletica e in estate ha corso i 1000 metri in 3:45, tempo che la colloca tra le migliori ragazze della regione. Si allena 2-3 volte a settimana, cioè tu in piena estate 1000 metri, piena estate intendiamo quando c'erano 50 gradi, a luglio ad agosto? Vuoi venire qua Fabiana? Prima che il consigliere Lamboglia, è vero? Vieni qua, scusami. Fabiana, non ti voglio far spaventare, non ti emozionare, se non vuoi parlare non parli, ma voglio dire, con quel caldo tu ti allenavi? Sì. E che cosa provavi oltre a vedere la Madonna? Che cosa? Stanchezza. Leggera stanchezza, proprio un momentino così. Brava, sei contenta di far parte del club atletico? Sì. Anche perché se tu te ne arrangapi e dici che no, addio. Che quali sono i tuoi progetti per il 2013? Non lo so. Benissimo. Allora, poi c'è Rita Anania, 14 anni, scommetto che sei te, pratica atletica da 3 anni con buoni risultati in campo regionale nelle gare di mezzo fondo. Si allena 3 volte a settimana. Con lei? Ho capito. Senti, Fabiana, vuoi venire qua? Rita? Sono emozionate perché giustamente non sono abituate all'elevata medaglia. Perché? Ah, ho capito. Allora, senti Rita, tu che cosa fai nella vita? Fa pure rima. Vabbè, sono una studentessa. Dove? Che scuola frequenti? Liceo artistico. Riesci a conciliare lo studio con il club atletico? Sì. Ho capito. Leggo qua che da. Chi è? Da 3 anni hai buoni risultati in campo regionale. Qual è stato il tuo risultato più bello? Quando nei 1000 sono fatto il mio
personale. È una bella soddisfazione. Quando non corri, giustamente tu corri in Dalauria, pure quando vediamo tutte quella fatta di persone che corrono, Chiovo, Trono, Lamba, alle 2 del pomeriggio, siete voi ormai. Ecco, quando non corri cosa fai e non studi? Esco di solito. Vai in discoteca, fai una vita normale. Sì. Bellissimo. Ma guarda spavindo sta vagliona. Cioè, ma questo che vo'? Vabbè. Allora, chiamiamo, è vero Domenico, il consigliere provinciale Angelo Lamboglia che viene a premiare queste due brave ragazze. Capello nuovo, eh? Era messo solo Idun dall'IDV. Fatto una medaglia, sì, bello, la vogliamo? No. Bene, grazie ragazze, grazie. E Angelo, non andare via, so che hai fretta, vieni qua, io non mi posso muovere a boglia stasera, ci ho spiegato, non mi fa fare che già. Volevo dire una cosa, allora, la provincia, tu sei consigliere provinciale, ami lo sport, che ne pensi del club atletico? Beh, io lo dicevo anche prima, è una risorsa che inorgoglisce Lauria, i laurioti, è la dimostrazione di come si possa fare bene, si possa arrivare alla ribalta nazionale con la perseveranza, con l'impegno e soprattutto con l'obiettivo di credere in quelle che sono le prerogative che sono alla base del club atletico, il lavoro, il fatto che dici tu che li vediamo correre quando c'è la pioggia, quando tronate, quando lambe, è una cosa bellissima e soprattutto è un altro sport, penso sia uno degli sport che abbia portato maggiormente alla ribalta Lauria, che comunque merita attenzione soprattutto perché sottrae dalle minacce di una società che è stata, lo dicevo anche prima, in passato, una società che diciamo fa dei mezzi di comunicazione, del web, di internet, diciamo un elemento che distorce quella che è la nostra evoluzione. Ci vuole anche l'evoluzione, ma quanto basta? Penso che sia sana una corsa, la competizione sui campi di calcio, di pallavolo, di atletica e mi auguro che questa attività possa continuare e avere risultati sempre più diciamo soddisfacenti e per i protagonisti e per la comunità lauriota che secondo me deve essere orgogliosa di questo club e dei suoi componenti. Grazie Angelo, buone cose, ciao. Andiamo avanti, adesso un bel gruppo, eh? Ilenia Cozzi, 12 anni, Antonella Rossi, 11, Maddalena Cassini, 11, Ines Nicodemo, 11. Mentre loro arrivano, pensate, sono campionesse regionali di corsa campestre a squadre nel 2012, in grande evidenza anche nelle gare su pista, non ce ne sono mica cristiane, diremmo noi a Oxford. Sì, appunto. Cassini, chi è Maddalena Cassini? La più alta, ha vinto anche l'edizione 2012 la ragazza più veloce di Lauria, la chiamano Speedy Gonzales. Categoria 10 anni, te vene qua, Maddalena, non mi posso muovere, non te lo posso spiegare su guagnona tu, ma vieni qua. Senti, Maddalena, sì, girati così, ti vedono tutti. È vero quello della nota che mi hanno scritto che hai vinto l'edizione, la ragazza più veloce di Lauria, perché quanto tempo impieghi per correre? Diciamo non molto. Cioè... Ah, che? Ma sei spesso, dimmi. No, niente. No, no, stavi dicendo qualcosa, prego. No, no, 8 secondi, come ho detto. Ecco, 50 metri, 8 secondi. Benissimo. Oh, come ti senti dopo? Soddisfatta. Stanca, niente, no? Cioè, pure stanca. E meno male, insomma. Sei una bambina normale, questo mi cominciava a preoccupare la cosa. Tu hai 10 anni. Sì. Senti, vai a scuola naturalmente. Sì, sì. Da casa a scuola quando ci metti? Un'ora, perché ci mette un'ora perché non ha molta voglia poi di arrivare a scuola. Che classe frequenti? La quinta, bene. Senti, noi ti facciamo tanti auguri. Hai visto, loro sono tutte tue amichette? Sì. Ma quando correte non le vedo mica? No, le vedo. Sì, vabbè, va. Allora, resta qua bella che adesso ti premia l'assessore provinciale. Non dici conto che... Vabbè, allora, poi c'è... Ilenia Cozzi chi è? 12 anni, poi Antonella e poi abbiamo Maddalena. Oh, com'è che vi siete avvicinata alla corsa, al club atletico, non alla corsa?
Non lo so. Bene. Mi piaceva correre. Anche a me mi piace correre. Cioè, niente, per esempio, calcio femminile, pallavolo, non vi interessava? No. Senti, mi dite un difetto qua del presidente. O ne doie, vero? Qual è un difetto del presidente Domenico? Nessuno, ci tratta bene. Ma a Oxford si dice accusciatrice, non lo so qua come dite. C'è un difetto che ha il presidente? No. Santo subito. Allora, chiamiamo l'assessore provinciale Vito Rossi a premiare queste simpatiche ragazzine. Prego, date, sì, c'è Maria Pina che ti dà la medaglia ricordo. E più grande la medaglia che ha Guaglione. Vedete? Bene, veramente è un vanto per il club atletico. Ma non te ne scappare però. Dico alla bimba, assessore, che già sta con il pedale allevatore. Poi vi spiego cos'è in inglese il pedale allevatore un altro giorno. Caro assessore, cosa possiamo dire? Tu sei anche sportivo, no? Sì, proprio adesso sono reduce una partita di calcetto insieme al mio amico Michele De Clemente, quindi non mi fermo. E 40 anni fa ero uno di quelli che, trascinato dall'ottimo Antonio Petragli insieme a Domenico, a Michele, a tanti altri, praticavo l'atletica leggera. Penso che nel mio percorso formativo, e quindi sono convinto anche che in tanti altri, è stato importantissimo, è stata una cosa veramente bellissima, dai ricordi esaltanti, fatto, insomma, veramente mi ha formato tanto, e quindi è una ricchezza per la comunità di Lauria, e ritengo che loro, che vanno ringraziati, perché non so come fa Domenico ad avere questa resistenza, perché chiaramente adesso c'è la gioia di una manifestazione, c'è il bello di una premiazione, ma chi fa questo, insomma, si riesce a intuire quello che passa, insomma, e quello che ha passato e che ancora passeranno, e gli auguriamo per tantissimi anni. Quindi loro, dico lui perché c'è lui qui, ma tutti quelli, insomma, che sono impegnati con le società sportive a Lauria, dico che fanno, perché Lauria poi è ricchissima di società sportive che fanno egregiamente, tra l'altro portano avanti questo loro impegno, di fatto oggi fanno un servizio, veramente offrono un qualche cosa, tante volte si sostituiscono anche un po' a delle carenze della nostra società, quindi vanno veramente ringraziati, restituiscono a Lauria veramente del bello, quindi vanno ringraziato. Poi insomma loro, insomma, ci confermano, voglio dire, è bellissimo vedere, insomma, il modo in cui vivono questa esperienza, indipendentemente dal successo che anche arriva, perché insomma per fortuna, insomma, tanti laurioti insomma veramente danno grandi soddisfazioni, quindi un segno che resta nel tempo, 45 anni, e che certamente ancora segnerà la vita di questa comunità. Speriamo anche che col tempo possa darsi risposta a quelle esigenze, chiaramente, perché siamo partiti da lontano. Io ricordo che la prima gara di atletica l'ho fatta con le scarpe, sì, con scarpe normali, non uscito dalla, non ricordo, prima, seconda media, che cosa, invece mi sono trovato nel campo sportivo, mi ricordo, a Lauria, allora in Vera, prima, quindi ovviamente sono fatti dei progressi straordinari, però insomma c'è questo cruccio dell'impianto di atletica che non riesce ad essere così come meriterebbe l'atletica lauriota. Grazie assessore, speriamo veramente in un futuro buono e migliore. Grazie bimbe, arrivederci, ciao. Proseguiamo con un altro gruppo. Francesca Carlomagno, 12 anni, anche lei ragazza più veloce, però 12 anni. Impegno e capacità fisiche è sicuramente una promessa della velocità giovanile. Salve, si allena 3 volte a settimana. Poi Vanessa Cosentino, 12 anni, ottime doti di velocista. C'è? Non c'è?
E poi abbiamo Antonella D'Imberio, 11 anni, Maria Cozzi, 8. Hanno svolto attività nella stagione 2012. Allora, ecco sì, signori, facciamo un bel applauso a queste bimbe. Allora, Francesca, per quanto riguarda la tua età, tu sei la ragazza più veloce dei 12 anni. Sì. Quanto tempo impieghi tu per, appunto, per una corsa? 9 e 10 secondi. Ah, benissimo, proprio una cosa, un fulmine. Voi pure vi allenate 3 volte a settimana? Sì. Che classe fai tu? La seconda media. La terza. Elementare? Sì. Mamma mia, guarda, sono proprio bambini, è vero Presidente, molto molto già impegnati dalla terza elementare. Domenica è riuscita a creare un bel vivaio, veramente. Facciamo premiare queste nostre giovani da Antonio Petraglia, uno dei fondatori, dei capi storici nel senso buono del termine, carissimo, carissimo. Allora, prego Giuseppina, facciamo la consegna ufficiale. Francesca, i prossimi tuoi impegni quali sono? Continuare e dare dei risultati. Ce l'auguriamo, tutte e tre veramente in gamba, eh? Siete contenti di questa medaglia, di questo ricordino? Beh, è una gratificazione anche di quello che fate. Antonio, vuoi dire qualcosa? No, benissimo. Naturalmente gli auguri per questi 45 anni a tutti gli atleti che meritano loro un sostegno e un incitamento a continuare sempre a fare atletica leggera, perché è alla base per la formazione, come ha detto Vito. Grazie, grazie Antonio, un applauso a tutti loro, grazie bimbe. Andiamo avanti, Pietro Cantisani, 11 anni, pratica atletica dal 2012, ha corso i 50 metri in 8 secondi. Biagio, tu sì. Biagio Ferro, 11 anni, in buona evidenza nella velocità esordienti. Lui sapesse proprio la maglietta della scuola. Ah, ecco, scuola di atletica. Oh Pietro, tu fai 50 metri in 8 secondi. Sì. Ma come ti senti dopo? Soddisfatto. Ho capito. Hai migliorato il tuo tempo o sempre 8 secondi? Sempre lo stesso. Però sei contento? Ci mancherebbe. L'anno prossimo farai proprio una cosa e non ti vedremo più. Va bene. Ti piace l'atletica? Sì. Senti, quali sono i tuoi sogni, per esempio, da atleta? Non lo so. Bello, è un bel sogno questo, sai? Proprio. Biagio Ferro con la maglietta dell'atletica, tu dove sei bravo? Boh. A dove vai nel nostro bagnone? Vabbè, comunque siete emozionati, lo so, non siete abituati a me, ma tu hai fatto pure l'attore, do curvo, scusami. Ok, vi premia, non so se voi lo conoscete perché siete bambini, lui è mai centenario, Michele De Clemente. Gianatere Stambalottoni. Lui è una vecchia gloria lo conoscete? No. È stato pure ex sindaco. È stato anche sindaco. Meno male che non l'avete visto, questo volevi dire. Ho capito. Ciao, come stai? Allora, prego, premia pure i ragazzini e poi scambiamo qualche chiacchiera. Al nostro Pietro e Biagio. Due belle promesse dell'atletica. Pietro, mi raccomando, da 6 secondi eravamo a posto, ancora meglio devi fare. Grazie ragazzi, ciao ciao ciao. Michele, allora ti lascio il microfono, tu non ci sei. Grazie per il centenario. Comunque con Pino ci conosciamo da molti anni. Io poche parole per complimentarmi con Domenico. Con Domenico abbiamo vissuto, ricordo, dei momenti della nostra infanzia esaltanti, perché con lui intanto facevamo le stesse specialità di mezzo fondo. E poi abbiamo anche avuto un'esperienza di staffetta a livello nazionale.
E devo dire che, anzi, i miei complimenti vanno, sono sinceri, perché continuare quello che Antonio aveva creato qui a Lauria non era facile, perché come tutte le cose nascono però finiscono qui a Lauria dopo poco tempo. Domenico ha avuto il merito di portarlo adesso a 45 anni e sono sicuro che lo porterà ancora più avanti. Quindi un ringraziamento di cuore, mio personale, ma credo di interpretare il sentimento di tanti ex atleti e cittadini di Lauria. Grazie Domenico. Grazie Michele, grazie, grazie assai. Adesso un riconoscimento ai giovanissimi arrivati alla scuola da poco, in autunno. Li facciamo salire: Aurora Crecca, 7 anni, Biagio Carlomagno, 10, Pasquale Cantisani, 6, Pietro Paolo Gallo, 9 anni, Maria Ginevra Gallo, 10 anni, Gerarda Grello, 8 anni, Pietro Olivieri, 10 anni, Emanuele Sisinni, Angelo Cozzi, Davide Alaggia, Antonio Sisinni, Francesco Cozzi. Guardate quanti sono, sì, li ho nominati. Allargatevi, prego, prego, bimbi. Guardate. Ecco, sì. Tu fai la corsa, scommettono. Senza risultati, che benedica. Si vede. Si vede, fa. Dico, con te Zazà ha fallito. Sì. Ecco, appunto, va. Allora. Giratevi verso le. Oh, io. Lancio del peso. Come ti chiami tu? Biagio. Biagio, tu che cosa nell'atletica e che gara fai? Velocità. Mi parla normale. No, velocità, che posso fare sto ciuto? Voglio dire, quanti anni hai? 10. 10, benissimo. Contento, guarda quanti siete. Sì. Tu ti alleni? Quante volte alla settimana? 2. 2, pochino, eh? Questa è a disposizione. No, per l'età sua, giusto? Ah, per l'età sua. Sì, no, per carità. Fai la scuola media? Elementare. La quinta. Benedicta. Inglese, Benedicta. Fratello di Francesca, la velocista. Ah, hai capito?